Vince Napoli, vince il cuore dei napoletani. Sono 100.000 gli euro raccolti ieri sera nel corso della 13ª asta del Cardinale Sepe. L'evento, svoltosi alla RAI di Napoli, ha visto protagonisti sul palco Veronica Mazza, Peppe Iodice e Gigi D'Alessio, e tra il pubblico quei napoletani che hanno donato a favore dei bambini e dei 4 progetti di recupero e assistenza promossi dal Cardinale Sepe. Nel dettaglio, al Policlinico Federico II saranno realizzati un Red Pole, una piccola sala di rianimazione e un centro specialistico per la cura delle malattie vascolari neonati di peso inferiore a 1 chilogrammo. Con la sinergia di altre istituzioni, tra cui la Banca di Credito Cooperativo di Napoli, sarà realizzato un centro per le cure odontoiatriche nel carcere minorile di Nisida. Soddisfatto il presidente Amedeo Manzo. Tutto il mondo del credito cooperativo napoletano ha deciso di sostenere un'iniziativa meritoria che è dare una possibilità a questi ragazzi di creare un grande strumento sanitario all'interno del carcere di Nisida, ma soprattutto per prepararli a quel modello di inclusione che deve essere l'obiettivo di un elemento importante come quello che è la vita napoletana. Tanti i doni battuti all'asta, dagli arazzi del Papa, passando per gli articoli di gran pregio donati dal Presidente della Repubblica. Il Cardinale felice precisa: si contribuisce a quella qualità di vita non solo dei bambini, ma tante volte anche degli stessi genitori, che non sono più costretti ad andare a Roma, a Milano, a Svizzera, a Germania, eccetera, ma che trovano, con la professionalità alta dei nostri medici, anche quei strumenti per poter poi dare delle risposte concrete e pratiche a questo dramma dei nostri bambini. E al Teatro Posillipo, serata di solidarietà a favore dei bambini della Fondazione Santo Bono Pausillipon, organizzata da START. Andrea Diffido e Simone Amoroso, soddisfatti, affermano: il nostro obiettivo è quello di riuscire a cambiare la vita delle persone. Lì dove non ci riusciamo, facciamo del nostro meglio per migliorare quella dei meno fortunati. Una piccola goccia, ma ci auguriamo che serva per il prossimo futuro e per coinvolgere soprattutto le persone presenti stasera a non dimenticare e lasciare che sia un episodio isolato, ma magari andare avanti.